capire che cosa significa questo termine, che qualcuno magari non lo sa. Dice stesso nome. È un nome di due termini, costume play, quindi significa proprio andare a giocare con il costume. Tra poco avremo anche testimonianza di questo, ci saranno dei cosplayer, appunto dei praticanti di quest'arte, che appunto indosseranno dei costumi ispirandosi a personaggi di anime, di manga, di videogame, e si esibiranno cercando appunto di conquistare la nostra giuria, che io non posso non andare a presentare. Partiamo dalla sinistra con il nostro Super Mario Bros, che non mi voglio sbagliare, si chiama Giuseppe Gravante. È ovvio, mi devo sbagliare, perché se no non sono io. Ritenco Carlo Mastrominico, ok. Perfetto. Poi abbiamo Pierpaolo Rascato, Giuseppe Gravante, Manuel Berserker e Ilaria Arcadio, che ci sta rappresentando Anauru di Anuara. Volevo dire che Ilaria anche lei è una cosplayer che mette passione e amore in questa arte, e io la stimo molto. Perdonatemi se io ho speso giusto questi secondi per dire questo, ma lei è una mia cara amica e quindi dovevo dirlo. Questi giurati che cosa faranno oggi? Andranno a dare 7 premi e io vi dico subito quali sono. Allora, daremo un premio al miglior personaggio maschile, miglior personaggio femminile, miglior accessorio, miglior costume, miglior interpretazione, miglior gruppo e poi infine il premio simpatia. Però oltre questi 7 ci sarà un premio bonus, premio del nostro giudice Manuel Berserker. Adesso vi faccio vedere in cosa consiste. È una carta, perché dovete sapere che Manuel si occupa di organizzare viaggi per le fiere più importanti d'Italia, come il Lucca Comics oppure il Romics stesso. E chi vince, cioè chi lui valuterà migliore, gli darà appunto questa carta che consiste in uno sconto sul viaggio. Bene. Bravo. Bene, e adesso vi chiedo di scaldare un attimo l'atmosfera e anche da fare la sottofondo per il nostro primo gruppo che si andrà ad esibire. Chiedo di salire sul palco in Warren Lagan, Simon, Nia Teppelin e Darry, che sono tratti da Tingin Toppa Warren Lagan, interpretati da Gianluca Graziano, Alessandro Alessandro Petrillo, Paola Petrillo e Federica Marino. Eccoli qui, sotto al palco. Yeah.
Chiamiamo Alessandro Petrillo, Paola Petrillo e Federica Marino. Passiamo subito alla seconda esibizione, in cui vedremo Dolly tratto dalla Casa delle Bambole, che verrà interpretato da Vittoria Dalila Guida. Io chiedo a Vittoria di venire sul palco oppure qui sotto proprio e di illuminarci con la sua esibizione. Della Casa delle Bambole, come mai ti sei ispirata a questo personaggio? Io adoro tantissimo gli horror, soprattutto le bambole, diciamo, demoniache, quindi mi rappresenta un po' il film. Quindi proprio la tua passione. E da quanto tempo fai cosplay? È la tua prima esperienza o ce ne sono state altre? No, è il secondo anno, quindi non da molto. Posso passare al prossimo concorrente? Bene, chiamo sul palco Claudio Papa. Claudio si esibirà nelle vesti di Yusei Fudo, tratto dalla saga Yu-Gi-Oh! STS. Prego, un applauso per incitare Claudio, dai! Thank you.
Bene, adesso è il turno di Lina e Amelia, che sono tratte da The Slayers, un incantesimo dischiuso tra i petoli del tempo per Lina. Verranno interpretate da Margherita Nappi e Raffaella Russo. Gennaro.
Ettore, il microfono. No. E con Alice e lo stregatto si concludono le nostre esibizioni. Adesso è il momento della giuria di andare a appunto scegliere chi si aggiudicherà i seguenti premi che vado a ripetere: il premio di miglior personaggio maschile, miglior personaggio femminile, miglior accessorio, miglior costume, miglior interpretazione, miglior gruppo e premio simpatia. Adesso vi lasciamo in questa atmosfera di suspense in attesa del verdetto finale. Grazie.